Oggi la presentazione del terminal crociere, cosa significa quest'opera per il porto di Civitavecchia e anche per l'Italia intera, perché abbiamo sentito le parole del Ministro. Allora, per Civitavecchia significa un investimento molto importante al 100% privato che fanno i soci Costa Crociere, Marine Invest Group MSC e la Royal Caribbean tramite la Roma Cruise Terminal in questo porto. È un investimento di 20 milioni di euro che sicuramente risulterà in un salto di qualità nell'accoglienza dei passeggeri che transitano nel nostro porto di Civitavecchia. Per l'Italia continuerà a consolidare il posto dell'Italia e anche il posto della Regione Lazio come i primi nel nostro paese e anche uno dei primi in Europa. Qual è il cronoprogramma? Ci sono dei tempi? Sì, allora con il programma stiamo parlando di un progetto di 15 mesi, allora stiamo parlando che stiamo guardando tutto il progetto che deve finire nel 2018. Una delle critiche che avete ricevuto è il fatto che questi 20 milioni non ricadano per le imprese e i professionisti locali, è così? No, non è vero questo, infatti possiamo dire che la prima parte di questo progetto abbiamo già speso quasi 1 milione di euro con le ditte locali, lo so anche che dobbiamo dire anche noi durante l'anno con la Roma Cruise Terminal lavorano circa in un modo diretto o indiretto circa 50 ditte locali. L'attività crocieristica qui a Civitavecchia stiamo parlando di un'attività con un'occupazione diretto o indiretto di pari a 1700 persone. Allora questa critica purtroppo non è veritiera.